Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Spesso ci chiedete nuove ricette vegan, quindi il cosa mangio in un giorno di oggi sarà completamente vegan. Iniziamo dalla colazione. Andrò a fare un chia pudding con lo yogurt. Ho messo in una ciotolina 3 cucchiai di semi di chia e adesso vado ad aggiungere lo yogurt di soia che utilizzo al naturale. Poi per rendere tutto più gradevole vado ad aggiungere un pochino di sciroppo di mele, potete mettere un altro dolcificante, mescolo bene e questo lo lasciamo riposare per circa 5-10 minuti, se volete anche tutta la notte. Intanto vado a preparare un cappuccino ghiacciato, vado a mettere in un boccale del frullatore qualche cubetto di ghiaccio. Poi vado ad aggiungere il latte, sto utilizzando un latte di soia e riso mescolati insieme, ovviamente il caffè e inizio a frullare bene. Vado a frullare per pochi secondi anche perché questo frullatore è davvero potentissimo, quindi mi basta davvero pochissimo per creare un cappuccino bellissimo, schiumoso e omogeneo. Lo vado a versare in un barattolo bello alto. E completo tutto quanto con una spolverata di cacao amaro. Vado ad aggiungere anche la cannuccia e il mio cappuccino ghiacciato è pronto. Guardate che bello! È freschissimo e a colazione ci sta davvero benissimo. Intanto il chia pudding è pronto, quindi posso mettere tutto quanto in un bicchiere. Lo vado a versare a cucchiaiate. E adesso cerco di livellarlo bene, quindi sbatto un pochino il bicchiere, mi aiuto anche con il cucchiaino. Aggiungo dei cereali mescolati tra loro, sono cornflakes, miglio soffiato, altri cereali soffiati. E infine vado ad aggiungere un pochino di frutta che taglio a cubetti. Ho messo le ciliegie e le albicocche, che peraltro sono dei nostri alberi. Sono buonissime, molto molto dolci. Quindi aggiungo la frutta all'interno del bicchiere e la mia colazione è pronta, fresca, nutriente, buonissima e colorata. Passiamo al pranzo, andrò a fare una parmigiana squisita e molto molto semplice nei passaggi. Inizio ovviamente con la salsa, vado a mettere in un pentolino un pochino di dado e un pochino di soffritto, aggiungo la salsa. Aggiungo anche un goccino di olio, delle erbe aromatiche e poco sale anche perché all'interno c'era già il dado. Quindi mescolo bene e posso mettere sul fuoco. Intanto che la salsa cuoce vado a tagliare le melanzane e le vado a tagliare a fettine abbastanza sottili, circa un centimetro scarso diciamo. A questo punto posso iniziare a cuocere le melanzane, le vado ad ungere sulla superficie con un pochino di olio e le cuocio su una griglia. Quando tutti gli ingredienti saranno pronti, quindi sia la salsa che le melanzane saranno pronte, posso iniziare a comporre la mia parmigiana. Vado a mettere sul fondo di una teglia un pochino di salsa, aggiungo adesso lo strato di melanzane e cerco di coprire bene bene tutta quanta la superficie senza lasciare buchetti scoperti e adesso vado ad aggiungere il mopur al pepe di Vegamo, che è saporitissimo e renderà la parmigiana davvero sfiziosa, anche perché non mettendo formaggi ed altri ingredienti serve qualcosa che la renda appunto più sfiziosa, più gustosa. Quindi posso completare di nuovo con la salsa e torno a stratificare andando avanti così fino ad esaurire praticamente tutti quanti gli ingredienti. Come vedete è davvero semplicissima e i passaggi sono pochissimi. Un altro pochino del mopur di Vegamo e di nuovo salsa. Infine nell'ultimo strato con le ultime fettine di mopur che mi sono avanzate le vado a tagliare a striscioline sottili e le vado a mettere sopra e devo dire che ci stanno davvero molto molto bene. Anche in questo caso non mettendo parmigiano o altri ingredienti, avere qualcosina in superficie di sfizioso rende davvero la parmigiana super buona. Possiamo quindi mettere in forno la parmigiana cotto a 185 gradi per circa 20 minuti.
Potete fare questa parmigiana anche in una padella, se non volete utilizzare il forno, utilizzandola proprio come se fosse una teglia, quindi andate a stratificare all'interno della padella del tegame tutti quanti gli ingredienti, poi coprite con un coperchio e anche in questo caso lasciate cuocere per circa 20 minuti. E questo è il risultato. Vi consiglio di servirla calda, ma anche di lasciarla intiepidire qualche minuto, quindi non portarla a tavola bollente. Devo dirvi la verità, a me piace anche fredda perché è davvero squisita. Per merenda ho fatto una cosa semplicissima, ma con questo caldo è l'ideale, ovvero una bella fetta d'anguria tagliata a spicchi. A me piace tantissimo l'anguria e poi è dissetante, rinfrescante, piena di vitamine e di sali minerali. Infine siamo giunti alla cena, farò dei burger. Ho già messo in ammollo nell'acqua calda il granulato di soia, l'ho scolato e adesso lo vado a mettere all'interno di una ciotola. Aggiungo anche i ceci e aggiungo la barbabietola. Adesso possiamo frullare bene tutto quanto con il frullatore ad immersione fino ad ottenere un composto ben omogeneo e abbastanza morbido. Quindi vado a frullare tutto quanto, qui ci vuole un attimo di pazienza. Una volta ottenuto il composto vado a mettere un pochino di olio, sale, un pochino di zenzero in polvere, della cipolla e vado ad aggiungere anche poche erbe aromatiche. Mescolo bene e adesso vado ad aggiungere un po' alla volta il preparato per seitan o la farina di glutine. Questo servirà al composto a dare struttura e infatti vi consiglio, anche se magari all'interno del video potrebbe non sembrare, di mescolare molto bene l'impasto proprio per far sviluppare il glutine. Infine aggiungo un pochino di pane grattugiato e continuo a mescolare bene. Sentirete che l'impasto, più lo mescolate, più prenderà di consistenza, diventerà leggermente elastico. Quindi posso iniziare a formare i miei burger, vado a fare le polpettine e le schiaccio, facendo attenzione a ottenere la forma e la dimensione dei panini che andrò ad utilizzare dopo. E li cuocio in una padella calda, non ho aggiunto olio perché è una padella abbastanza buona come antiaderenza, se avete una padella che non è molto antiaderente potete aggiungere un pochino di olio. Intanto posso preparare le patate, le ho sbucciate e le vado a fare a pezzettini abbastanza piccoli. Dovete considerare comunque che le polpette dovranno cuocere un pochino, la cottura è di circa 10 minuti. Quindi è perfetta per le patate che cotte in padella ci mettono molto poco. Vado ad aggiungere dei cubetti di olio aromatizzato all'aglio e alle erbe. Di questi cubetti troverete prestissimo il video insieme ai cubetti che avete visto utilizzare nella salsa della parmigiana. Bene, quando tutti gli ingredienti saranno pronti posso iniziare a preparare i panini. Vado a mettere sul fondo del pane un pochino di maionese, aggiungo il burger di barbabietola, aggiungo l'insalata e aggiungo un pochino di pomodoro. Vado di nuovo a mettere un'altra polpetta, farò questi panini belli ricchi e sostanziosi, un pochino di ketchup e infine chiudo con il coperchio del pane aggiungendo un altro po' di maionese. Infiltriamo con uno stecchino e il nostro panino è pronto. Posso a questo punto quindi impiattare anche le patate e la mia cena è pronta. Guardate che belli che sono venuti questi panini, sono davvero facilissimi da fare, sotto trovate tutti quanti gli ingredienti se li volete appunto replicare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima!